Nello scorso episodio di Evangelion, lo Neighborn. A differenza di tutti gli altri youtubers che riescono a portare a termine il loro gameplay su questo gioco nel giro di una settimana, Big House ci mette i secoli. Riuscirà a sconfiggere uno dei giganti di Attack on Titan e a mettere la parola fine a questo benedetto gioco? Tutto ciò lo scopriremo in questo nuovo episodio di Evangelion. Attack on Titan, lo Neighborn. Devo rifarlo? E rifacciamolo. Vai. Eravamo arrivati esattamente a questo punto. Quale potrà mai essere la soluzione? La! La palla dovremmo farcela e sì, ce l'abbiamo fatta. Riprendiamola perché non lo so, potrebbe servire ancora, Quindi, se era capito, io devo salire qua. Oh, preciso. Questo cos'è che fa? Vai! Il doppio salto è stato utilissimo. È forse l'abilità più utile di sto gioco. Smile! Sweet! Sister! Sadistic! Surprise! Service! Sasageyo! Sasageyo! Shinkyuo wa sasageyo! Sobete wo ikkou! Ah, meno male che c'avevo dietro la palla, perché... Ok, e qua che c'è? Un altro interruttore, che bello! Cosa attiva? Oh! Cosa? Cos'è successo? Oddio! Ah, ecco perché sto segnale lì in alto, perché... Cioè, io sono cascato da là... E in teoria dovevo prendere un ombrello per poi planare. Ed è quello che ho fatto, ho preso l'ombrello, ma... Cioè, sono morto instant, non ho avuto neanche il tempo di reagire. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. La pillola va giù, la pillola va giù. Ragazzi, Big House finalmente porta il finale di Hello Neighborn. Ma tanto a me che cazzo me ne frega di vedere da Big House il finale di Hello Neighborn? Ho già visto il finale di Hello Neighborn mesi fa da altri 14 youtubers. Che cazzo me ne frega adesso del finale di Hello Neighborn? Che adesso è uscito anche un DLC, Hello Neighborn Hide and Seek. Big House, sei indietro da mesi. Sì, lo so che sono indietro da mesi, lo so. Se non fosse stato anche per il PC che ho dovuto riformattarlo, forse questo episodio l'avrei già portato qualche settimana fa. Grazie PC, è qui fuori schermo ma c'è. Bravo, bravo, grazie di avermi fatto perdere tempo PC, grazie. Comunque lo so, sono indietro di secoli, tant'è che non mi sono neanche spoilerato nulla. Cioè io ancora non so come finisce Hello Neighborn, per amor di correttezza neanche ho visto come finisce. Quindi vabbè, sono indietro io, sono lento, lo so. Quindi... Facciamo entrare ste palle nello... Come dicevo, facciamo entrare queste palle nello sparapalle, facendo attenzione, Bene, vai! Buttalo giù! Soffri! Soffri! No, vabbè. Signor Wilson, questi versi da Asmodee te li puoi anche risparmiare. Era da un anno che ti aspettavo. Devo raggiungere sta casa. Oh, ci siamo? Sì, signor Wilson, sto arrivando. Sto arrivando e scoprirò finalmente il tuo segreto. Ma Big House, ma io l'ho già visto il finale. Tu sei l'unico che non... Vediamo insieme Hello Neighborn, come continua, come finisce. Un'altra di quelle allucinazioni strane. Non ho più niente. Non ho più l'ombrello di Mary Poppins. Non ho più... Seeming. Che sarebbe missing, ma...
Questi sono i volantini che si trovavano nell'atto 1 dei bambini scomparsi. All'inizio dell'atto 1 erano appesi in giro sti volantini. L'ombra. E il signor Wilson che piange. Li ha messi lui quei volantini. Cioè, quindi quando noi pensavamo che all'inizio era lui che rapiva i bambini e la gente metteva i volantini e mi è scomparso mio figlio, anche a me è scomparso mio figlio, e invece li ha messi lui sti volantini. Bambini scomparsi. Una bambina e un bambino. Proprio come i figli del signor Wilson. Perché il signor Wilson aveva una bambina e un bambino. Ma alla fine quest'ombra cos'è? Sta a simboleggiare qualcosa? È una sorta di entità? Rappresenta, non lo so, i sensi di colpa che ha il signor Wilson perché... Ok, siamo noi da piccoli che giochiamo in questa casa gigante e inquietante. Che cazzo c'è qua? Che c'è? Perché cammina come uno che gli scappa ad andare in bagno? Che succede? Ma che è? È l'ombra. Aspetta. Che cazzo succede? Ma scusa! Ma scusa, ma... Ma che cazzo devo fare? Oddio, l'ho protetto! Ho protetto me stesso da piccolo! Aspetta. Aspetta, non andare. No, non posso. Non posso passare. Che cazzo è? E ho capito, ma tu non puoi passare. E non lo salva. Cioè, adesso lui con sto passo da cacarella lì va là sotto, però io non posso passare. Quindi devo trovare un passaggio qui che mi permetta di raggiungerlo. Tipo qua? No! Ma perché io sono adesso... Perché sono gigante ora? Dai! Oh, era l'ultima volta, basta, finalmente. E mo? Abbiamo sconfitto l'ombra. E in questo... è la stanza dello spirito del tempo, questa. Signor Wilson! Cioè, tristissimo. Cioè, ci hanno notati dalla finestra così e... Ha detto, vabbè... non posso fare più niente. E da st'altra parte... Io adesso non avrò capito al 100% la trama, ma... Da quello che ho intuito giocandoci... Il signor Wilson aveva una famiglia. Aveva una moglie e due figli, un bambino e una bambina. A un certo punto vediamo nel primo atto che ha un incidente stradale. Un incidente stradale in cui sua moglie perde la vita. E la vediamo anche quella tomba che abbiamo visto in quel cimitero, che in teoria non so neanche come ci sono finito.
una specie di easter egg, ma vabbè. Poco tempo dopo anche sua figlia ha un incidente, viene portata all'ospedale, ma non c'è nulla da fare, quindi nel giro di pochissimo tempo il nostro vicino di casa si ritrova a perdere sia sua moglie che sua figlia. E l'unica persona che ancora gli è accanto, l'unica cosa che ancora ha di più prezioso, è appunto suo figlio, l'unica persona che gli è rimasta vicino. All'inizio dell'atto 1 noi assistiamo a un fatto. Noi da bambini siamo testimoni del signor Wilson che rinchiude il suo stesso figlio nella cantina, nel basement, perché rinchiuderlo, tenerlo segregato, è l'unico metodo sicuro che conosce per fare in modo che a suo figlio non accada nulla. Non vuole che gli succeda la stessa cosa che è successa a sua moglie e a sua figlia. Non vuole perdere anche lui. È l'unico modo che conosce per tenerlo al sicuro e appunto segregarlo nel basement. Noi siamo testimoni di questa cosa e nel primo atto siamo anche noi messi dentro nel basement. Probabilmente il signor Wilson non voleva che si sapesse in giro che lui teneva segregato suo figlio. Questo spiega anche perché il signor Wilson aveva appeso dei manifesti in giro in cui anche suo figlio era scomparso. Forse voleva far credere che suo figlio fosse stato rapito quando... Comunque, a quanto pare non possiamo fare nulla, possiamo soltanto uscire dalla stanza dello spirito del tempo, forse siamo abbastanza forti ora da poter sconfiggere Cell, almeno la seconda forma di Cell. La casa che cade a pezzi! Ehi! Ma ehi a chi? Ehi, così a uno che passa... Vabbè... E quindi... Ci siamo trasferiti nella nostra vecchia casa, la casa della nostra infanzia. Abbiamo affrontato i nostri incubi, le nostre paure, la paura del vicino che ci aveva intrappolato anche noi nel basement quando eravamo piccoli. Ha salvato e partono i titoli di coda. Signori, questo era Hello Neighbor. Finalmente, dopo mesi, dopo secoli dei secoli, finalmente ho finito questo gioco. Finalmente sono riuscito ad arrivare più o meno alla pari degli altri youtubers. Achievement unlocked, ce l'ho fatta. Vicini di casa, non il signor Wilson, voi che mi seguite, grazie per essere stati con me in questo ultimo episodio di Hello Neighbor. Però, come ho detto nel corso di questo video, ho sentito dire che è uscito una specie di DLC, Hello Neighbor Hide and Seek, e sarebbe una specie di prequel della storia originale del gioco principale. Volendo ragazzi, la storia con Hello Neighbor non è ancora finita, perché appunto c'è questo DLC. Poi ci sono varie voci di un seguito di Hello Neighbor, e in più c'è anche lo Steam Workshop, dove chi se ne intende può creare appunto delle mappe di Hello Neighbor, delle mappe personalizzate, degli episodi appunto, degli atti personalizzati. Lasciate like, commentate e al più presto con un altro video. Stay big!